È andato in onda ieri su Rete 8 l'ultimo confronto dei candidati sindaco di Teramo prima del voto. Maria Cristina Marroni appoggiata da liste civiche, il sindaco uscente Gianguido D'Alberto appoggiato da PD 5 Stelle Civiche e Carlo Antonetti appoggiato da Forze Civiche e Centrodestra, all'interno della trasmissione elettorale condotta dal direttore Carmine Perantuono, hanno risposto alle domande fatte dal giornalista del centro Dino Venturoni, questo a poche ore dall'apertura delle urne. Perché votare noi? Perché siamo i migliori tecnicamente, perché dimostriamo di conoscere la macchina amministrativa, c'è esperienza da parte di alcuni, io ho fatto una campagna elettorale con punti programmatici immediatamente seguibili perché già verificati nella fattibilità sul bilancio comunale. Immagino una Teramo fra 5 anni che sia, e poi che sia una Teramo ricostruita con una ricostruzione pubblica almeno all'80% realizzata, io spero al 100%, una ricostruzione privata realizzata, le scuole di Teramo messe tutte a norma, immagino una Teramo dove la cultura torni al centro e non solo attraverso eventi spot che durano il tempo di 24 ore e poi non lasciano nulla sul territorio, immagino una Teramo bella, decorosa ma soprattutto libera perché noi siamo liberi. Completare questo percorso fondamentale che abbiamo costruito nel corso di questi anni con la vocazione culturale di Teramo città capoluogo, nel dialogo con la vocazione universitaria, con la vocazione ambientale, la vocazione alla bellezza, una città che ha rialzato la testa nel corso di questi anni, dopo che è stata costretta da una gestione fallimentare dei soliti noti, dei soliti potentati, dei soliti padroni e padrini della nostra città, oggi è libera, è stata liberata 5 anni fa e in questo percorso di liberazione che abbiamo aperto, coinvolgendo tutte le associazioni, coinvolgendo tutta la comunità, anche e soprattutto nel momento più difficile, quello della pandemia, nel momento in cui ci siamo stretti intorno alla comunità, siamo stati riferimento e siamo ripartiti, uscendo da un fallimento e procedendo e proseguendo verso un investimento sul futuro della nostra città, sul futuro dei nostri ragazzi. Vogliamo rimettere i cittadini al centro della vita della nostra comunità, i bisogni dei cittadini. Io ho questo compito e mi sono imposto di non fare il sindaco in questi 5 anni, ma di essere il sindaco della nostra città, che risolva i problemi e che si confronti con i cittadini. Quindi primo punto, ritrovare un'identità dove Teramo sia una tra frazioni, quartieri e centro storico, dove ognuno giochi come in una squadra con la stessa maglia e non ognuno per conto suo. Vogliamo una Teramo migliore, dobbiamo scegliere il cambiamento. Noi siamo il cambiamento, la novità, e dobbiamo costruire insieme una pagina nuova della nostra storia, perché questo meritiamo, meritiamo come cittadini e come città. Ricordiamo che noi di Rete 8 seguiremo da vicino tutti i comuni chiamati al voto in una lunga maratona elettorale, questo a partire dalle ore 14:45 di lunedì 15 maggio.